furto fallito alla scuola Gatto, preso 43enne. Ronde nel rione Aversana, i residenti si organizzano. Rapina a Montecorvino Rovella, preso di mira distributore di carburanti. Droga a Bellizzi, arrestato, pregiudicato. Fiamme a Capaccio, bungalow distrutto. Multiservizi eboli, nel mirino della finanza. Battipagliese Calcio, derby al Pastena. Emanuele Scifo, partenza il 3 novembre. Io non rischio alluvione, campagna informativa. Tentato furto alla scuola media Gatto a Battipaglia. Nella notte tra giovedì e ieri, gli agenti del commissariato hanno sorpreso un pregiudicato di 43 anni nel piazzale della scuola. Il malvivente è stato subito bloccato e accompagnato al locale commissariato, dove è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. I poliziotti sono riusciti a sventare il furto, anche grazie al sistema di antifurto della scuola. Negli ultimi giorni, le scuole di Battipaglia sono finite nel mirino dei ladri. L'aggressione ai due fidanzati nella notte tra sabato e domenica scorsi sulla litoranea di Battipaglia è stata solo l'ultimo di una lunga serie di eventi delittuosi che da mesi si registrano nel rione Aversana. I residenti della zona, esasperati dalla situazione e dopo le innumerevoli e vane richieste alle forze dell'ordine per ottenere maggiori controlli, al comune e alla provincia per un impianto di illuminazione degno di tale nome, alla prefettura per la convocazione di un tavolo di sicurezza per la Versana, hanno deciso di fare da soli, organizzando ronde notturne per controllare che non avvengano furti, rapine, atti di violenza o qualsiasi altro episodio criminale. Resta l'indignazione per lo stato di isolamento in cui si trovano. Ieri sera a Montecorvino Rovella, un giovane armato di pistola e travisato da passamontagna ha costretto l'addetto alle pompe di erogazione del distributore di carburanti Tortora, sito in località Macchia, a consegnargli l'incasso per poi dileguarsi a bordo di un motociclo condotto da un complice. Il bottino portato via è di circa 600 euro. Sul posto i carabinieri di Montecorvino e di Battipaglia per le indagini. Lo stesso distributore circa un anno fa era stato oggetto di un'altra rapina, i cui responsabili poi vennero identificati ed arrestati. Nella tarda serata di ieri a Bellizzi, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato 41enne residente a Bellizzi. L'uomo, a conclusione di un servizio di pedinamento, è stato bloccato dai carabinieri per le vie del centro a bordo della sua auto. L'immediata perquisizione ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all'interno dell'auto, 2 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, mentre le successive operazioni di perquisizione a casa hanno consentito di recuperare altri 5 grammi di cocaina e tutto l'occorrente per il taglio e il confezionamento delle dosi. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo. Incendio all'interno della Pineta nella tarda serata di ieri lungo via Poseidonia. A prendere fuoco è stato un bungalow, andato completamente distrutto. Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Eboli che hanno domato le fiamme, rimuovendo anche un cavo dell'energia elettrica collegato abusivamente ad un traliccio. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso. Ancora incerta la dinamica dello scoppio del rogo. È probabile che al momento della propagazione delle fiamme la struttura realizzata in mattoni fosse occupata da qualcuno. All'esterno della struttura sono stati rinvenuti infatti abiti, stoviglie e resti di cibo consumato da poco. Probabile che gli occupanti della struttura totalmente abusiva fossero extracomunitari. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Cene elettorali, 40 assunzioni sospette e lavori svolti senza l'autorizzazione del comune. La Guardia di Finanza ieri si è presentata negli uffici della Multiservizi. Al Palasele le fiamme gialle hanno acquisito centinaia di fatture e documenti. I finanzieri torneranno lunedì in via dell'Atletica. Fotocopieranno altre carte, altri documenti. L'indagine è entrata nel vivo a un anno dall'esposto presentato da Lazzaro Lenza.
Il medico ebolitano, all'epoca consigliere comunale di Fratelli d'Italia, presentò una denuncia dettagliata alla magistratura. La relazione era firmata da tutti i consiglieri comunali di opposizione. Nell'esposto presentato dai politici alla Guardia di Finanza sono descritte molteplici accuse. In modo esplicito si parla di gestione clientelare della multiservizi durante la campagna elettorale del 2010. L'indagine della Guardia di Finanza si snocciola su tre filoni investigativi. I difensori Pascuccio e Maraucci, rispettivamente capitano e vicecapitano della Battipagliese, chiamano a raccolta la città di Battipaglia in vista del derby di domani pomeriggio allo stadio Pastena contro l'Agropoli. In vista della gara contro l'Agropoli, mister Squillante dovrà fare a meno del centrocampista Odierna e dell'attaccante Signorelli. Da valutare con attenzione le condizioni di Di Matera. Il calciatore è infortunato e difficilmente sarà arruolabile nel derby. Domani inoltre sarà la giornata bianconera, con il costo del biglietto di 5 euro invece di 10. Stabilita la data di partenza per la clinica di Miami. Emanuele Scifo lascerà l'Italia il 3 novembre. In America, dopo una visita preliminare, ci sarà una fase di valutazione che durerà circa 20 giorni, anche se già l'ospedale ha dato poche speranze per il trapianto, perché il quadro clinico è peggiorato. Emanuele, prima della partenza, ha deciso di mantenere il silenzio stampa per affrontare questa fase serenamente con la sua famiglia, la sua fidanzata e i suoi amici. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che mi sono stati vicini, moralmente e materialmente, in questi mesi. Grazie a loro, alla mia famiglia e alla mia fidanzata, ho la forza per fare quest'ultimo tentativo a Miami. Ringrazio la Regione Campania e l'ASL per il finanziamento, che però giunge in ritardo rispetto alla mia situazione, che è molto critica. Ritorna la campagna informativa a cura della Protezione Civile. Oggi e domani i volontari della Protezione Civile Comunale saranno presenti in piazza Aldo Moro a Battipaglia con un punto informativo per sensibilizzare i cittadini sul rischio alluvione, sul livello di pericolosità del proprio territorio, nonché su cosa fare prima, durante e dopo un'alluvione. In via sperimentale viene affrontata a Battipaglia, come in altri comuni, a Milano, Reggio Calabria, Catania e anche a Genova, non solo per gli ultimi eventi, la campagna Io non rischio alluvione, dopo quelle sul rischio terremoto e sul rischio maremoto. Ci saranno in piazza Aldo Moro del comune di Battipaglia volontari che daranno ai cittadini le informazioni sul rischio alluvione. Che cosa consisteranno queste informazioni? Sulle norme da tenersi nella fase di allerta, prima dell'emergenza, durante l'emergenza alluvione e poi cosa fare dopo. Verrà dato del materiale informativo e i volontari saranno presenti, i volontari che sono stati formati dal Dipartimento, quindi cittadini del territorio di Battipaglia che conoscono i rischi presenti sul territorio, in questo caso il rischio alluvione, daranno tutte le informazioni ai cittadini che lo vorranno richiedere.